Signore e signori, buongiorno. Oggi andiamo a fare una ricetta, un primo piatto molto, molto gustoso, visto che piove oggi, c'è un po' di freddo, comincia a farsi sentire freddo. Andiamo a fare un po' di pasta con le verdure, la verdura da bollire, questa pasta qua. Bene, cosa ci occorre? Quindi una bella verdura da bollire, fate quello che vi piace a voi, poi il tipo di verdura scegliete da voi. Poi un po' di pomodoro, abbiamo preso un pomodoro rosso, l'abbiamo tagliato grossolanamente. Poi abbiamo bisogno di una cipolla che già ho tagliato, e un spicchio d'aglio che ho privato della buccia. Poi prenderemo una pentola e faremo tutto qui dentro. Adobo. Eccoci qua. Abbiamo preso una pentola, abbiamo messo dell'olio extravergine d'oliva, attenzione, è quello buono, eh. E poi abbiamo messo lo spicchio d'aglio e la cipolla. Adesso andiamo a rosolare. Facciamo una rosolatura. E ci vediamo dopo, insomma, aspettatemi, aspettatemi, non mi muovete. Lo sentite il profumo della cipolla quanto soffrigge? Mamma mia, una cosa indescrivibile, ragazzi. E non ho messo niente ancora, soltanto una cipolla e un spicchietto d'aglio, e già la casa si è inebriata di profumi. E che abbiamo leggermente dorato, dopo che abbiamo leggermente dorato la nostra cipolla, andiamo ad aggiungere il pomodoro. Così aggiustiamo. Adesso mettiamo un po' di sale, un po' di pepe, e facciamo un po' cuocere insieme la cipolla. Sale e cipolla, e facciamo cuocere insieme. Abbiamo tagliato la nostra verdura, abbiamo fatta guardate in questi pezzettini così, ecco, pezzettini, l'ho fatta tutta a pezzettini, ecco, questa è la lunghezza, bene, e adesso andiamo a mettere dentro la nostra pentola. Abbiamo riempito metà pentola con dell'acqua, adesso portiamola a bollore e ci vediamo dopo. Ho aggiunto un spicchietto di peperoncino intero, ma proprio per dare un po' di gusto al nostro brodo qui, al nostro brodo, un profumo eccezionale, guardate ragazzi, ancora. Ora portiamolo a bollire. Eccoci qua, la nostra acqua è in ebollizione, andiamo a buttare la verdura. Abbiamo messo tutta la verdura, adesso la facciamo cuocere. Quando la verdura è quasi cotta, andiamo a buttare la nostra pasta. A dopo. Mettete un po' il coperchio così socchiuso, lasciatelo leggermente aperto, facciamo cuocere per benino la verdura e poi andiamo a buttare la pasta dentro la pentola. Sentite che bella musica, guarda come si sta facendo bene e siamo quasi pronti, non dimenticatevi, iscrivetevi su YouTube, guardate Sara e Scilla, a pagina Facebook, siamo sul gruppo A Tavola Non Si Invecchia Mai. Bene, fra poco qua butteremo la pasta, profumo eccezionale. Eccoci qua, la verdura è cotta, mettiamo la pasta, come la pasta diciamo è cotta, siamo pronti per andare a imbiattare. Spero che la mia ricetta vi sia piaciuta, mettete mi piace, fate quello che volete. Adesso controllo se di sale va bene, ci aggiustate un po' di sale, io l'ho controllata, per me andava bene. Bene, alla prossima video ricetta, adesso appena la pasta è cotta andiamo ad imbiattare. Eccoci qua, pasta con la verdura, guarda che bellezza, bella fumante. Semplici, qua con 2 ore si mangia. E si mangia da Dio, ma una squisitezza. Adesso vediamo, devo vedere. Niente, ci metto un goccino d'olio extravergine d'oliva. Fresco. Così. Basta, non ci devo mettere più niente. È stata fatta proprio a regola d'arte.
Vi auguro buon pranzo a tutte. A tutte. Adesso è bollente. Oggi mangiamo leggero, il dottore me l'ha detto. Mangia leggero, mi raccomando. Ma per il mio bene più che altro. E io oggi, guarda che bellezza, va. Profumo. La verdura si cotta a perfezione. Eccezionale, eccezionale. Buono, buono. Buon pranzo, ciao, ciao. Buon pranzo a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao. Ciao.